Sono contento della nostra nuova persona, anche perché è già quasi a livello 99, quindi. Poi Messia Picaro è una delle poche versioni Picaro che mi piace veramente tanto. A me non piace tanto questo stile punk così esagerato, ma Messia Picaro, sì, Messia Picaro è fatto bene. Anche Kaguya Picaro, perché non si nota tanto lo stile punk, ma si nota più lo stile Shujin. Magazu Zanagi Picaro invece è bello perché è tutto scuro, tranne questo soprabito bianco e nero. Anche se la versione Magazu Zanagi normale non è male perché è tutta rossa con stelline che pulsano, è figo, è figo. Asterius Picaro non mi piace per niente, preferisco la versione base. Orfeo Femmina Picaro, in realtà è stata una scelta puramente casuale. Ho preferito farla Picaro perché mi veniva più semplice. E poi è un filo più carina, ma non così tanto. Chissà se mai faranno un Persona 6 e faranno Arsène e Satanael Picaro. Avremo un bel po' da fare, riposiamo e prepariamoci in vista di domani. Ok. Andiamo a dormire allora. Piripipipipi. Vorrei solo ringraziare tutti per avermi accolta nella squadra. Sono felice di essere qui. Mi impegnerò per fare la mia parte. Siamo felici di averti con noi. Già, benvenuta. Ma puoi scioglierti un po', ok? Non c'è bisogno di essere così formale. Scusate, farò in modo di risolvere la cosa in futuro. A me sembra ancora un sacco rigida. Oh, mille volte perdono. Stavo giusto per dire il telefono. E adesso sembra un samurai. Ehi, comunque abbiamo una nuova compagna di squadra ora, fantastico! Sono d'accordo. Anche noi siamo felici di averti nel gruppo, Yoshizawa-san. Beh, visto che dobbiamo tralasciare la formalità, non c'è bisogno di onorifici. Se a voi sta bene vorrei che mi chiamaste solo Sumire. Oh, se ne sei sicura in tal caso, di nuovo, benvenuta in squadra, Sumire. Grazie. Oh, per domani andiamo tutti in quel posto, in Memento, si chiamava così, vero? È una possibilità, ma abbiamo ancora molto tempo. Non dobbiamo tentare un'infiltrazione se non siamo completamente pronti. Sì, è il nostro leader che decide. Contiamo su di te ora più che mai, Phoenix. Ti copro le spalle. Sono pronta quando vuoi. Siamo più forti ora, ma il nostro bersaglio stavolta è più potente di tutti gli altri finora. Forse dovremmo prepararci al più presto, come ha detto Yusuke. È vero, dovremmo fare come abbiamo fatto con te, Morgana. Oh, ma sta calando sempre più il nostro fansite, eh? Oh, buongiorno, Star. Per quanto riguarda il fansite, se quest'anno troverò qualche richiesta, ti passerò tutti i dettagli. Ottima idea. Non ci sono molti post al momento, ma sembra che ci sia ancora molte persone nei guai. Contiamo su di voi, ladri fantasma, fate attenzione. Ci sono ancora persone in difficoltà, Vuol dire che potrebbero esserci altri bersagli nel momento. Sia quel che sia, ci conviene essere pronti a tutto. Chissà cosa potrebbe accadere. Già, è vero, chissà cosa accadrà. Buongiorno, Phoenix e Mishima-kun. Ehi, se ti va bene, allora possiamo vederci dopo la scuola. Sarò al solito posto. Benissimo, grazie. Posso iniziare ad avviarmi? Scusa, ora è tutto a posto. Devo darmi una mossa, ci vediamo. Che fate tu e Takamaki-san, eh? Dimmelo, dai. Fatti i cazzi tuoi, Mishima, vai via. Fussa via. Anche a voi l'atmosfera della scuola sembra diversa. Per atmosfera intendi? L'umore generale, immagino. Sembrano tutti così felici. Alcuni sembrano persone completamente diverse. L'ho notato anche io. Credi che sia l'influenza del dottor Maruki? Se le loro storie e situazioni sembrano radicalmente diverse da prima, allora direi di sì. Merda, tutto questo è pazzesco! Phoenix, facci sapere se vuoi andare nel Memento. Posso venire al ritrovo quando vuoi. Ritrovo? Che c'è? Dove vi incontrate tutti? Alle Blanca. È una buona idea, è un locale pubblico. È tranquillo, non ci sono clienti in giro comunque. E poi, siamo sempre lì. Allora è deciso, ci vediamo tutti alle Blanche. Ok, ci vediamo tutti lì. Fate scorta di tutti i rifornimenti importanti. Meglio non restare a secco in momenti poco opportuni. Abbiamo tempo fino al 3 febbraio, restiamo concentrati. Mission start!
Ah, giusto, non sembrava che Lidian dovesse dirti qualcosa. Ora dovrebbe essere al centro commerciale, sotterraneo. Andiamo a dare un'occhiata. Oh, una richiesta. Ciao, senpai. Oggi sei libero. Se non hai impegni, che ne dici di vederci? Cosa vuoi fare? Vuoi andare da Sumire? Non ti posso rispondere, scusami. Devo andare da Ann. Tra l'altro, visto che è anche passato il mese, vado a comprare le proteine di importazione. Eccole qua. Magari non avremo neanche il tempo di usarle, probabilmente, però meglio essere pronti. Ehi, Annettina, come va? Oh, ehi, Phoenix, grazie per essere venuto. Scusa il poco preavviso, ma hai un po' di tempo per parlare. C'è una cosa che devo assolutamente dirti, sei libero. Ann sembra avere qualche pensiero. Lady Ann sembra turbata. Che ne pensi? Hai intenzione di passare il tempo con Lady Ann? Certo. Grazie, allora puoi accompagnarmi. Questa è una delle poche volte, anzi l'unica, in cui vedremo la stanza di Ann. Scusa, è stata un'improvvisata. So che si sta stretti, ma fa pure come se fossi a casa tua. Perché siamo qui? Beh, ormai ci conosciamo piuttosto bene, quindi pensavo, perché non stare a casa? Oh, che caruccia. Scusami, a dire il vero, volevo farti le mie scuse per tutto, perché sono stata incantata dalla vita del dottor Maruki che ha creato per me, intendo. Va bene, capisco. Beh, anche se non ti ha infastidito, ci ho pensato molto. Sinceramente, sto ancora cercando di capire quale sia stata la scelta giusta. Insomma, non voglio dire che la realtà del dottor Maruki sia la migliore, ma non posso non pensare a Shio e a come la sua vita sarebbe potuta andare che se le cose fossero andate così. Ti penti della nostra scelta? No, niente affatto. So che questa non è la realtà. Mi avrebbe reso felice, certo, ma resta comunque una finzione. Shio cercava di andare avanti, nonostante ciò che è passato, non si è mai arresa. La mia forza viene da lei, per questo disse a Kamoshida che non se la sarebbe cavata con la morte. Lei non era fuggita e non doveva farlo nemmeno lui. Scegliendo la via più facile, avrei deluso Shio. Hai ragione. Sei molto gentile, Phoenix. Che situazione familiare. Quando crollai per la storia di Kamoshida, mi ascoltasti proprio come ora. Non mi conoscevi per niente, ma mi hai comunque ascoltato. Non riuscivo a capirti, continuavo a pensare, che vuole questo qui? Non solo, mi hai anche aiutato con Shio e il lavoro da modella. Sei fin troppo gentile. Colpa mia. No, no, sono io a doverti delle scuse. Ti sono grata, ma proprio per questo la situazione mi fa sentire uno schifo. Non perderò mai più di vista la retta via. D'ora in avanti affronterò la mia realtà, per me, per Shio e per te. Oh, Ann. Dun, dun, dun. Terzo risveglio. Carmen. Ora si fonde. Per diventare... Questa è una delle... dei terzi risvegli che più mi piace. Alcuni non mi fanno impazzire, tipo quello di Yusuke, non mi piace per niente, ma questo è molto figo. Questo è il mio potere, non ci posso credere. Hecate, la persona di Ann, si è trasformata in Celestine. Ho i brividi, Cristo. Ok, sono pronta a voltare pagina. Grazie di tutto. Lo prometto, farò del mio meglio d'ora in poi. Oh, Ann. D'accordo, ci vediamo. Apogeo della magia. Che cosa fa? Dimezza occasionalmente il costo di SP degli attacchi magici di un alleato. In sostanza, c'è più percentuale di accadere. Super energia, danno del prossimo attacco magico di tutti gli alleati più che raddoppiato. E lo mettiamo al posto di potenza in fiamme. Non ci serve mettere in fiamme i nemici a questo punto del gioco. Guardala quanto è bella questa versione della persona di Ann. Va bene, grazie Ann di avermi parlato. Oh, Kaitaka, sei tornato. Sta arrivando il freddo, cerca di coprirti quando vai a dormire. Beh, sto ancora dormendo sulle casse dell'acqua. C'è una serie di strani post sul fansite. Mamma si comporta in modo strano, sono sola e ho fame. Non riesce a vedermi, non mi risponde. La casa è così disordinata, è un casino ora. Vale la pena controllare?
Mi aspettavo che lo dicessi, così ho già cercato informazioni aggiuntive. Lo smartphone è intestato a una certa Kuniako Kagami. Forse i post sono stati pubblicati usando il cellulare di sua madre. Ho già inserito il nome nel Metanav e l'ho trovata. Possiamo supporre che questa madre stia trascurando sua figlia. Ottimo lavoro! Nah, non ho fatto granché, eccetto, beh, tutto. Penso solo che una figlia non dovrebbe mai sentirsi come se non contasse nulla per sua madre. Voglio solo farla ritornare in sé. Parliamo ancora al ritrovo, ok? Beh, l'abbiamo trovata nel memento, non possiamo semplicemente ignorarla. E a giudicare dai post, la vittima qui è una bambina. C'è ancora tanta gente che ha bisogno di noi. Non ho letto perché sono andato avanti per sbaglio. C'è ancora tanta gente che ha bisogno di noi, vediamo cosa possiamo fare per loro. Beh, finché posso uscire finalmente, lo facciamo. Beh, oggi è venerdì e siccome non abbiamo confidant con cui uscire, direi che è chiaro cosa dovremmo fare. Sembra che il cocktail di oggi sia omnibolle. Tutte le statistiche miglioreranno, un drink che alimenta la resistenza e l'anima. Interessante. Il cantante si esibirà il 18. Fra 5 giorni. Invitiamo qualcuno. Chi inviterai? Bella domanda. Vediamo un po' le statistiche. Beh, Han è a 90 di magia e direi che è a posto. Potrei invitare Haru. Potrei invitare Haru visto che le sue statistiche sono un po' così. Volendo però potrei invitare anche Akechi. O anche Sumire. Le loro statistiche purtroppo sono indietro di un bel po', ma quello è anche dovuto al livello. Va bene, invitiamo Haru questa volta. Vieni, Haru. Oh, Haru, eh? Sì. Allora farò una passeggiata. Fammi sapere quando si torna a casa. Haru, vieni qua, per favore. Bel posto. È un posto davvero tranquillo e l'atmosfera è così accogliente. Grazie per avermi invitato. Non vedo l'ora di provare il drink. Che tra l'altro è la prima volta, questa volta sono sicuro che ti invito. Delizioso, magari proverò a farne uno anch'io. Caffè, drink, cosa vuoi fare? La barista? Occuparsi dei fiori ti costringe a trasportare pesanti sacchi di fertilizzante. Non è affatto leggero, sai, a volte mi fa male la schiena. E quando mi massaggio la schiena mi sento un imbarazzo, perché sembro una vecchia signora. Certo, come no. È buono, mi è piaciuto. Si è fatto tardi, l'atmosfera di questo posto mi fa perdere la cognizione del tempo. Penso di essere riuscita a fare ordine tra i miei sentimenti. Grazie per avermi invitata. Grazie a te di essere venuta, Haru. Tutto più uno, perfetto. Più 10 HP e 5 SP. Grazie, mi sono divertita un mondo. Spero ti andrà ad invitarmi di nuovo. Credo sia ora di tornare a casa. Siamo stati qui fino a più a lungo di quanto mi aspettassi. È vero. A presto, allora. Oh, la metro. Ah, affollata come al solito. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Il Giappone è la nazione più ricca, molti lo considerano un modello di sviluppo ideale. Il primo boom economico del XXI secolo, molte aziende hanno visto crescere i propri utili. Il nuovo governo riceve forti consensi, il nostro sistema politico antiquato è cambiato in meglio. Sembrano tutti calmi per qualche ragione, ma questa felicità non può... Non può cosa? Finisci le frasi. No, comunque lo so, non può durare. Yo! Tendi a farmi un'imboscata? Non dirlo così, amico. Oh. Ehi, Phoenix, ci saresti più tardi? C'è qualcosa di cui vorrei parlare, se hai tempo, voglio dire. Assolutamente. Finalmente, è valsa decisamente la pena aspettare. Cavolo, sono già tutti a scuola, dobbiamo sbrigarci, Phoenix. Oh, un'altra interrogazione. Da Kawakami, tra l'altro. L'altro giorno stavo pulendo la mia stanza. Ho trovato una raccolta di storie che ho comprato quando ero una studentessa. Avete tutti sentito parlare del ristorante dei molti ordini di Kenji Miyazawa, vero? Era destinato ai più piccoli, ma anche leggerlo adesso da adulti riesce a catturarti. A proposito, uno dei punti forti di Miyazawa sono i nomi che affibbia ai suoi luoghi immaginari. Hiatob è il più famoso di tutti. Il nome di questo luogo si ispira alla città natale dell'autore. Allora, Star-kun, dica. A cosa è ispirata la terra fantastica di Hiatob? A Iwate. Sì, esatto.
Yatove è il mondo di fantasia di Kenji Miyazawa, la sua utopia. Un'utopia è un mondo ideale, dissociato dal nostro mondo. Wow, ha saputo rispondere, proprio bravo, Ryarujanega! Dopo che è successo il casino, dopo il palazzo di Sae, non siamo più venuti a scuola a fare interrogazioni e Morgana non ci diceva più Ryarujanega. Un piccolo paradiso personale? Sarebbe fantastico se esistesse davvero. Carne e alcol a volontà. Oh, ma poi ingrasserei tantissimo e sarei sempre ubriaca. Forse la nostra realtà non è così male. Kawakami è piuttosto realista. Sarei una botte di carne e alcol. Pim pum pim pum. No. Riguardo all'avveramento, è successo qualcosa? Il mio collega artista non fa più parte del settore. Intendi dire che ha rinunciato alla pittura? Per essere precisi, tutta la sua storia ed esistenza come pittore è stata spazzata via. Sul serio! L'avveramento è davvero qualcosa di inquietante. Quindi Maruki ha preso il suo sogno e l'ha distrutto. No, pare che in realtà sia sempre stato un arciere. E anche piuttosto abile, a quanto ho saputo. Sul serio, ma perché il tiro con l'arco? Non conosco la ragione esatta, ma molto probabilmente è stata una decisione di Maruki. Avrà curiosato nella cognizione del suo collega, stabilendo che il tiro con l'arco fosse l'idea per lui. Dunque questo è ciò che dottor Maruki considera salvezza. Deve aver concluso che l'arte fosse solo motivo di sofferenza per lui e avrà pensato che questo fosse un percorso migliore. Ora che ci penso, mi disse di essere rimasto intrappolato in una profonda crisi creativa. Ma così tutti i suoi sforzi fino ad oggi saranno semplicemente sprecati. Proteggere le persone dal dolore deve essere più importante dei loro sforzi vani. Stando al suo punto di vista, chiaramente, una vera utopia. Forse per loro, ma non per me. Io non sarei più in grado di guardarmi allo specchio. Gettare via il proprio passato per vivere una beata ignoranza. Già, nemmeno io potrei più convivere con me stesso. Ho già rinunciato a quel sogno, voglio prendermi cura di me. Bere qualcosa con gli altri? Ma che dici, non puoi bere durante una discussione? Manager è sempre stato affidabile e si preoccupa molto dei dipendenti. Perdonerai il tuo ragazzo se ti facessi di nuovo del male? Di che stai parlando? Non ha mai fatto nulla di simile. Siamo strafelici insieme. Maruki certamente si sta impegnando, però... Chissà cosa voleva parlare Ryuji stamattina. Ehi, Ryuji, volevi parlarmi? Ehi, Phoenix. Ehi, hai tempo adesso? C'è una cosa che devo dirti. Se non lo faccio, continuerà a pesarmi. Certo, dimmi pure. Passiamo del tempo con lui. Scusa se ti sto sottraendo ad altri impegni. Andiamo, dai. Non ti preoccupare, lo faccio perché siamo amici. Bella stanza. Allora, amico, come dire? Sono lusingato, Ryuji, ma... Non è così. No. Cioè, immagino sia strano invitarti in camera mia così, dal nulla, ma non farti venire strane idee. Beh, c'è qualcosa di cui vorrei parlare. Visto che siamo amici, ho pensato di invitarti. Ma secondo me... Senti, mi dispiace. So che devo chiederti scusa. Ti perdono. Cavoli, così rapidamente. Non sai nemmeno per cosa. Zitto, ascolta, ok? Voglio che queste scuse continuino, dannazione. Ecco, sai cosa ho passato? Dall'inizio dell'anno fino a poco fa. Sai che il dottor Maruki mi ha dato una vita perfetta, che ho semplicemente accettato. L'anno scorso siamo stati sempre insieme, mi ha aiutato ad affrontare tanta merda. Ti ho anche detto che ti avrei aiutato in caso di bisogno, ma ora, beh, anche io so che posso deluderti. Ma tu mi hai aiutato davvero fino ad ora. No, era un po' tardi. Avevi già capito tutto, lo sapevi dall'inizio, vero? Beh, certo, potrei litigare con il resto della squadra come se nulla fosse. Non so, mi sembra di aver tradito tutto ciò che abbiamo creato insieme. In ogni caso, non posso accettarlo. Dobbiamo risolvere la cosa. Guarda qua. Non smetterò finché non me lo dirai. Non posso perdonarmi se non lo faccio. Non ci credo, che sfigato. Ho fatto una cazzata. Questo è il Ryuji che conosco. Che cavolo vuol dire? Non riesco a pensare a mostrare i muscoli allo stesso tempo. Lo sapevo, è tutto inutile. Ho provato a farmi venire un'idea, ma in fondo sono uno stupido. Quindi... Volevo davvero continuare a fare parte della squadra di atletica. Speravo di andare all'università con una borsa di studio sportiva per facilitare le cose a mia madre. E sì, nel mondo dei sogni del doc sarebbe successo. Ma comunque, non so, quando ci penso capisco che forse non era una decisione difficile.
tra l'altro, vorrei vedere la collezione di giochi che c'ha Ryuji dietro di sé, perché tecnicamente sono la PS2, ma vorrei vedere che giochi sono. Ne ho passate tante, ho odiato a morte Kamoshida, sono diventato una specie di teppista. Siamo stati entrambi quasi sospesi, ho iniziato a frequentare di più Anna e Mishima, e ho pure litigato con Nakaore e Takeishi, anche se mi hanno pestato a sangue. Ah, tutto questo fa parte della mia vita, mi appartiene, sai. A volte è stato proprio uno schifo, ma ne sono uscito più forte. Sono qui perché ho superato i miei problemi. Bravo Ryuji, non posso far finta che non sia mai successo, non sarebbe giusto. Sei maturato molto. Forse, ecco perché mi tengo la realtà per cui ho lottato. Quella in cui abbiamo affrontato tanta merda assieme, è lì che dovrei essere. Oh Ryuji. Bravo patato. Seten Kaisen. Che la fusione di Ryuji è secondo me una delle migliori. Veramente, guarda che figo chi è, che è. Guarda che figo. Cazzo. Ma che diavolo, coso? Non sapevo di avere ancora tanta forza. Niente male. Seten Kaisen, la persona di Ryuji si è trasformato in William. Amico, ora che mi sono sfogato, mi sento meglio. Forse stanotte riuscirò finalmente a dormire. Sei un tipo semplice, Ryuji. Lo sai bene, è meglio che fermarsi e farsi troppe domande. Questo è vero. Scusa, ti ho trascinato qui solo per farti sorbire le mie lagne. Senti, so che a volte sono proprio un rompipalle, ma d'ora in poi correrò con tutte le mie forze. Quindi, puoi contare su di me, Phoenix. Già lo facevo. Grazie per essere venuto oggi. Ci vediamo in giro. A scuola. In giro, non è che... Spirito combattivo. Come per Han, anche questa mossa dà il prossimo attacco fisico potenziato a tutti. Sostanzialmente è la carica per tutta la squadra. E lo mettiamo al posto di attacco devastante. Non per altro, ma perché Mano di Dio sorclassa tutte le altre abilità fisiche. Oh, Kaitaka, bentornato. Ultimamente ci sono molti clienti socievoli, è faticoso. Abbiamo una richiesta alquanto spaventosa. Dice uccidetemi. Noi non uccidiamo nessuno. Lo so, ma nemmeno possiamo ignorarlo, no? Il tizio si chiama Nao Minamoto. Ha perso entrambi i genitori da giovanissimo e da allora deve occuparsi della sorellina. Lavora part time come un mulo per sostenere entrambi, ma al momento ha sviluppato un odio tale per lei da non riuscire a sopportarlo. È l'unico membro della famiglia che gli rimane, ma non riesce più a controllare le sue emozioni. A un certo punto era così arrabbiato che l'ha spinta e lei purtroppo è inciampata. Credo che si sia fatta molto male. È stato un incidente, ma lui dice che non riesce ad accettare la cosa. È una sorta di penitenza. Già, vuole essere fermato prima di uccidere la sua famiglia. Ma risvegliargli il cuore dovrebbe aiutarlo in qualche modo, vero? Dovete sbarazzarvi di quei sentimenti negativi che si porta dentro. Uccidetemi. Insomma, una richiesta davvero macabra. Aiutiamolo, prima che combini i guai peggiori. Perfetto. A quante richieste siamo? Dovremmo essere o a 5 o a 6 ora. 4, vabbè. Visto che non c'è nessuno e abbiamo comprato le proteine di importazione, usiamole. What the? Abbiamo guadagnato 9 HP e 7 SP. Più il frullato proteico abbiamo 5 HP e 3 SP. Non male. Torniamo a casa. Ehi là. Perché quel muso lungo? È solo che ho qualcosa per la testa, da un bel po' a dirla tutta. Ti va di parlare prima o poi? Quando ti va? Certo. Grazie, ci si vede. Ma quel quando ti va intende veramente un quando voglio, nel senso se lo faccio domani è uguale? Ma non credo. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi. Wow, è da un bel po' che non lo vediamo. Futaba era strana, non riesco a smettere di pensarci. Allora, andiamo anche un attimo su Affari Loschi. E come al solito compriamo tutto. Ehi, fidanzatina, come va? Che problema hai? Ah, Phoenix, adesso hai tempo. C'è una cosa di cui voglio parlarti, è molto importante. Sembra che Futaba voglia dirmi qualcosa di importante. Sembra una cosa seria. Cosa vuoi fare? Vuoi passare un po' di tempo con Futaba? Certo. Grazie, allora vieni in camera. Anzi, aspetta un momento.
Puoi venire più tardi, Phoenix. Lascerò la porta aperta, quindi entra. Futaba è andata di corsa a casa. Ora dovrebbe andare bene. Ok, vado. Phoenix, entra pure. Ma va... Perché? Scusa per averti chiamato. Come mai la maschera? C'è qualcosa di cui volevo parlarti, e allora... È difficile parlarne. Oh, brava bimba. Si tratta di noi due. Mi ero promessa che ti avrei aiutato se ti fossi trovato nei guai, ma ora io... Perché dici queste cose? Tutto questo tempo ero terrorizzata. Beh, sono pronta a combattere. Affiancherò il resto dei ladri fantasma, ovviamente. Voglio dire, sì, non voglio accettare questa realtà. È tutto vero, ma... So che non è reale. L'ho capito da tempo, ma ho pensato che almeno così avrei rivevuto mia madre. Sono così egoista. Ho pensato solo a quel che volevo. So che sei arrabbiato, mi dispiace tanto. Non sono arrabbiato. Non mentirmi, so che sei arrabbiato, per forza. Perché non lo saresti? Ti ho tradito, non capisci? Non mi hai tradito. Scusa, sono ancora un po' agitata. Non volevo parlare di quello. C'era qualcos'altro che ti volevo dire comunque. Posso? Va bene se lo dico. Certo. Quindi, la realtà del dottor Maruki non è del tutto un'illusione, giusto? Da quanto abbiamo capito, sì. Beh, forse non lo verrò mai a sapere, ma se è così allora ho davvero rivisto mia madre. Era così gentile. Le assomigli molto. Pensi di sì? Mi fa piacere sentirlo dire, stranamente. Ma il fatto è che non potrò mai stare con lei. Lo so, insomma, ora lo so che è tutta nella mia testa, ma volevo parlarne ancora. Andare a fare shopping e cose così, avrei voluto più tempo con lei, ecco. Però ecco, non possiamo restare in balia della realtà del dottor Maruki, giusto? Anche se non potrò più vedere mia mamma, se continuassi a lavorare sodo e andare avanti, come ho fatto per la nostra realtà, allora penso che sarebbe fiera di me. Stai andando alla grande, Futaba. Sì, grazie. Ed ecco quello che farò. Se mamma vedesse gli sforzi che faccio per integrarmi nel gruppo, credo che sarebbe felice per me. Sono d'accordo. Ultimamente ho riflettuto molto. Mi chiedevo come vorrei che mi vedesse mia madre. E credo di averlo capito. Voglio essere una persona che guarda avanti, che non smette mai di migliorarsi. Brava bimba. Stavolta farò il possibile per proteggere te e anche gli altri. Allora torniamo alla nostra realtà. Una realtà dove, se restiamo uniti, possiamo superare tutti gli ostacoli della vita. La realtà che mia madre mi ha donato. Oh, che carina. Che brava che dice queste cose. Necronomico né Prometheus si fondono per diventare... una nave spaziale. Che bello. Cos'è questo potere? Non sapevo di averne ancora così tanto. Al-Hazif. E vai. Arigato. Grazie per avermi ascoltato. Ora mi sento molto meglio. La grande Futaba si è ripresa. Prepararsi alla navigazione perfetta contro ogni difficoltà. Affermazione audace, Futaba-sensei. Che dire, sono la figlia di mia madre. D'ora in poi ti tornerò molto più utile, quindi mi scuso in anticipo e grazie. Ci becchiamo. Oh, e cosa hai appresa? Schema infinito, supporto definitivo. In battaglia chance di rafforzare Okura per tutti gli alleati. Brava Futaba. Gli assalti possono sconfiggere tutti i nemici e ripristinare del tutto gli HP degli alleati. Niente di eccezionale, ma hey, meglio di nulla. Futaba ora è al suo potenziamento massimo, ma proprio massimo massimo. Con 91 di fortuna! Mamma mia, con l'equipaggiamento che gli abbiamo dato è a 99, è a 99. Tra l'altro non ho visto le statistiche di Ryuji. Non ho visto la statistica di Ryuji. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi, vuoi dare un'occhiata? È vero, non l'ho più guardato.
Salve gente, è ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Per prima cosa la borsa fortunata al lavoratore. Vincete lo stress, tiratevi su con una borsa fortunata. Una cravatta rimingorente, un guento fisico e un guento magico. Un set unico. Ma aspettate, c'è dell'altro. Ecco la borsa fortunata dei muscoli. Migliorate corpo e mente, le attività quotidiane si scolpiranno il corpo. Proteine di importazione, tre Nirvana Forza e Tarambusto S. Tutto questo in un prezzo ridicolo, ma da non perdere. Wow, sono due oggetti fantastici, non saprei quale scegliere. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente prezzo giusto, non vedrete mai più un affare del genere. O i telefoni stanno già squillando senza sosta. È il momento di comprare, comprare, comprare. Fortuna dei muscoli. Ehi, voglio la seconda. Oh, ci ha contattato un altro acquirente, grazie infinite. Oh, sono entrambi esauriti. L'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci sentiamo. Ora dobbiamo solo aspettare. Stavo facendo un giro e ho visto l'Avenza con i puntini sopra la testa. Buongiorno, grazie di essere venuto. Posso andare al sodo e chiederti un favore? Certo. La verità è, ho ancora dei ricordi di quando ero divisa in due e visitammo dei posti più disperati insieme. Dunque mi chiedevo, potresti mostrarmi dove vivi? Vorrei vedere la stanza che ti ha plasmato nella persona che sei diventato. So che il mio tempismo non è il migliore, visto lo stato in cui versa il mondo, ma... Certo, andiamo! Sul sicuro... Sei sicuro? Grazie mille, andiamo immediatamente. Ecco la mia stanza. Questo è un ripostiglio, esatto. Dov'è la tua stanza? Non è un ripostiglio. Oh, non l'avrei mai detto. Preferisci pertanto spazi piccoli e squallidi? Affascinante. Ti prego, parlami ancora di te. Oh, che carina. Oh, percepisco un'energia particolare provenire da questo tavolo. Crei degli strumenti di infiltrazione. Posso provare? Sai come? Non ho mai creati prima d'ora, ma c'è una prima volta per tutto, non è vero? Ora, cosa potrei realizzare? Ah, ho trovato! Per ringraziarti di avermi salvato, creerò per te un'arma segreta. Ritengo che l'apprezzerai non poco. Ah? È più difficile di quanto mi aspettassi, oh? Posso sistemarlo? Ai, maledetto cacciavite, come osi ribellarti alla tua padrona? Obbediscimi, caccia quelle viti. Ah, basta, Megido. No, 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 non farlo. Pare che il tempo passato da incorporea abbia inibito la mia coordinazione. Mi delude dirlo, ma la tua arma segreta dovrà aspettare. E soprattutto dovrei usare questo tempo per scoprire di più su di te. È questo il tuo letto? È sorprendentemente simile a quello che è nella tua cella. Riesci davvero a riposarti qui? C'è anche il gatto! Ah, che puoi accarezzare quando desideri, riposando. Confesso di essere un po' invidiosa. Eppure questo spazio sembra troppo ristretto per un umano e un felino. Mi è concesso sedermi? Certo. Compattezza ottimale, calore ideale. Non so perché, ma mi sento così tranquilla qui. Sono molto stanca. Si è addormentata. Demonio, la pagherai per avermi diviso a metà. Vediamo se i tuoi sacri dimmi resistono a questo martello. Prendi questo. Non ha funzionato. Sembra che qui nel sogno stia affrontando qualcuno. Aspetta, non puoi. No, sto per separarmi di nuovo. Stavo parlando? Stavi lottando nel sonno. Ti prego di dimenticare qualsiasi cosa tu abbia sentito. Era di una tale comodità. Forse mi sono rilassata un po' troppo. Che carina. Anche qui percepisco un'energia residua. Qui mi alleno. Ah, lo usi per allenarti. Posso chiedere una dimostrazione? Vabbè, ma è un allenamento vecchio quello, forza! Ne facevi di peggiori! Forza! 1, 2, 1, 2! Orsù, impegnati! Pensi veramente di poter salvare il mondo così? Guarda che muscoli, certo che posso! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! Non ci andrò piano con te, lo faccio per il tuo bene! Mi sta venendo i crampi alle braccia! Yanko Pose! Ottimo, una forza di volontà davvero ammirevole!
Percepisco un'energia residua proveniente da questo schermo catodico. O meglio, forse dalla scatola che vi è attaccata. Cosa sarebbe? Vuoi provarlo? Ne ho solo sentito parlare. È forse uno dei favoleggianti videogiochi del tuo mondo. Pare che, dopo aver cominciato, nessun giocatore riesca ad allontanarcisi. Se davvero riescono così facilmente a catturare l'attenzione umana, potresti giocare per me. Certo. Capisco, il tuo obiettivo è pilotare l'astronave e distruggere gli avversari che si avvicinano. Come si sparpagliano! La tua precisione nell'evitare i proiettili è davvero impressionante. Ora che ce ne sono troppi! Oh no, sei circondato! Attenzione, a destra! No, a sinistra! Di fronte a te! Vai, sprint! Guarda il boss! Spara ai cannoni a raggio! Annichiliscilo! Ho finito il gioco! Ce l'hai fatta! Hai salvato il mondo! Una dimostrazione d'abile magistrale. Posso indubbiamente capire perché gli umani si appassionano tanto a questi videogiochi. Potrei chiedere al padrone se possiamo installarne uno nella nostra stanza. Ho apprezzato poter vedere questi sprazzi della tua vita quotidiana. È stato illuminante. Prima di tornare integra, ho visitato molti posti con te. Ho fatto molte nuove esperienze. Grazie a ciò, sento di riuscire a capire meglio gli umani. E soprattutto, sento di riuscire a capire meglio te. Pertanto, i miei ringraziamenti. Anche se ti sei liberato dalle tue catene, ti aspetterò nella stanza. Ti prego di accettare questo segno della mia gratitudine. Una resurrezione. Sarebbe un peccato andarmene così presto. Posso restare ancora un po'? Certo. Oh, dopo aver passato un altro po' di tempo insieme a lei, l'ho accompagnata alla stanza di velluto. Caruccetta lei. Intanto qua sta continuando a calare, eh. Oh, Phoenix, freddo come sempre, no? Non è così? Ma fa parte del fascino dell'inverno, credo. L'aria è secca e pulita, soprattutto stranamente chiaro. Come se all'improvviso fosse tutto più nitido, dentro e fuori di noi. Tutto bene? Mi domando, sono... Non vorrei stressarti, ma non potrei rivederti più tardi, quando avrai del tempo libero? Certo. Grazie, ci vediamo. Grazie a te, Yusuke, di avermelo chiesto. Anche perché la nostra prima volta, purtroppo, non ho avuto tempo per te. Pim pom pim. Sembra che Yusuke volesse dirti qualcosa, andiamo a parlarci. A proposito, aspetta un attimo. Oh no, ah eccola Haru, ciao. Le piante. Cazzo, queste sono qui da prima di Natale, saranno cresciute sì Però in ogni caso me ne darai tre, sicuramente. Tre fagioli terrestri. E allora a questo giro le cipolle. Aspetta. No, no, ho dimenticato una cosa importante. Il Jazz Club ieri. Vabbè, non era niente di importantissimo. Però cavolo, oh no, me lo son dimenticato. Va bene, non è importante. Non è importante. Non era un'abilità fondamentale. Però avrei voluto prenderla. Va bene così. Vediamo, dovrebbero crescere l'1.18. Va bene, fra due giorni ci rivediamo. Yusuke, sto venendo da te ora. Yusuke, eccomi, ciao. Ah, Phoenix, cosa ti porta qui? Allora, prima di tutto pensiamo un attimo all'accordo. È venuto benissimo, prendi. Grazie Yusuke. E ora Yusuke, parliamo io e te. Se non ti spiace, potrei chiederti un po' del tuo tempo. C'è una cosa che devo dirti prima di poter proseguire. Certo Yusuke. Yusuke, cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con lui? Certo. Ti ringrazio, vieni con me. Quindi questa è la tua stanza? Ti ho chiamato all'improvviso, non posso fare altro che scusarmi. Abbiamo già deciso di opporci al dottor Maruki, quindi so che è tardi per dire qualcosa, ma non riesci nemmeno a guardarmi? Non riesco a voltare lo sguardo dalla verità. Ho tradito ciò che per cui lottiamo. Come posso essere degno dei nostri ideali o del vostro supporto? Sono uno sciocco senza speranze. Nah, sei solo un po' strambo. Per favore, non mi merito di essere consolato. Mi hai insegnato come trovare la forza per affrontare la verità senza fuggire. Ho affrontato con rabbia Madarame. Era un vile che creava solo falsi. Mi sono liberato dalle sue grinfie.
E guarda come mi sono ridotto. Il dottor Maruki mi ha dato false sicurezze. Ha letto i miei desideri più profondi. Come un folle ho accettato. Che umiliazione indelebile. Perché sono un essere umano così codardo? Odioso dalle vedute di strette. Calmati, Yusuke. Non posso! Non è il momento di restare calmi! E tu, più di chiunque altro, dovresti umiliarmi! Eppure non dici nulla! Ti ho tradito! Ho sputato sull'essenza dell'arte e su tutto ciò che hai fatto per aiutarmi a trovare delle risposte! Sono una nullità! Non valgo nemmeno le parole vuote che pronuncio! Non riesco neppure a guardarti negli occhi! Perdonami, Phoenix! Non c'è bellezza in tutto ciò! Impossibile! Quale bellezza umana può essere sepolta nell'umiliazione infernale? No, non lo accetto. Sarebbe una giustificazione del mio fallimento. Ero schiavo della mia arroganza. Credevo davvero di aver compreso il significato della bellezza. Ero solo uno sciocco, perso nei miei sogni. È un nuovo inizio, non una fine. Te l'ho già detto. Capisco, forse c'è del vero in quel che dici. Non posso fare altro che scusarmi. Mi hai impedito di ripetere i miei errori. Rispetto all'eredità dell'arte di mia madre, sono un pulcino che si dimena nella sua ombra. Sognavo di volare al suo fianco, ma nel tentativo di spiccare il volo, continuavo a schiantarmi per terra. Ciò di cui avevo bisogno era un maestro. Per comprendere la bellezza delle opere di mia madre, mi serviva una guida che mi criticasse e mi incoraggiasse. Ma perché ero convinto che il mio maestro dovesse provenire dal mondo dell'arte? Dopotutto, ho un amico come te. Le nostre chiacchierate mi hanno rivelato cose meravigliose. Spazio personale, Yusuke. Distanza. Oh, mi dispiace, ho esagerato. Ma sono convinto di ciò che ho detto. Credo di poter imparare ancora molto da te. In tal caso, ho trovato il mio maestro e la mia via di comprendere l'arte di mia madre. Non perderò più la retta via. Percorriamo questa strada insieme. Fossi donna, questa sarebbe una Wow, che bello quel quadro. Quel quadro è proprio bello, Yusuke. Susanoo a quello che arriverà dopo. A me la persona che adesso esce non piace. Mi dispiace. Non mi piace come l'hanno fatta. Perché è Goemon, però con i vestiti più stravaganti. Capisco, questo potere è sia il mio cuore che la mia essenza. Kumo Susanoo, la persona di Yusuke, si è trasformata in Gorokichi. Non mi piace, l'hanno fatto troppo kitsch. Phoenix, questa realtà di ideali e perfezione non è del tutto sbagliata. Ho trovato alcune parti di una bellezza quasi dolorosa. Tuttavia, mi ha aiutato a vedere le cose chiaramente. Vorrei ritornare alla nostra realtà. Per dipingere mi si addice di più una tavolozza di orrore e bellezza. Eccolo Yusuke che conosco. Esatto. Torniamo alla nostra vera casa, alla realtà dove ho scoperto la vera bellezza. Ah, ma prima, sai cosa si dice riguardo al combattere a stomaco vuoto? Oh, vero, non ti ho neanche offerto del tè, e tu hai portato dei dolci, vero? Che siano yokan, o forse solo dei dorayaki, o forse hai portato... Ho fame, per favore dammi del cibo. Grazie per aver trascorso tutto questo tempo con me, ci vediamo presto. E cosa hai appreso? Occhi senza pari. Yoka Ryokuran. Ovvero il potenziamento per tutti quanti. Yusuke in questo momento è diventato anche un buffer niente male. Però la tua abilità è: l'alleato ha più possibilità di schivare un attacco fisico. Non è granché, te lo devo dire. E lo mettiamo comunque al posto di questo. Il Yaka Ryokuran in sostanza è la versione di Yusuke, la versione che si può sbloccare, di Termopili. Solo che Termopili lo puoi fare solo con una build ben definita. Questo invece è fisso almeno, anche se costa l'ira di Dio. Io te lo lascio, ma credimi Yusuke che molto probabilmente non te lo farò mai usare. Però mai dire mai. Ora ci mancano Makoto e Haru. Oh, bentornato. Sei stato molto impegnato alla fine dell'anno. Ricorda di prenderti cura degli amici. Oh, Sojiro, è arrivato un altro pacco. Che cosa hai ordinato? Le proteine di importazione, che era quello che mi serviva. Covo dei ladri aggiornato. Davvero? Perché? Forse perché ho comprato tutta la roba comprabile la domenica? Può essere. È stato aggiunto un contenuto alla galleria. Ah, giusto! È vero, perché come avevo detto, io non l'avevo sbloccata al terzo risveglio di Yusuke. Eccolo qua, infatti.
Ed è il momento di tornare indietro. Miau, corro! Futaba che fa la Naruto Run, però dai, che carina. E anche questa sera la passiamo in palestra. Abbiamo 3 proteine di importazione da usare, d'altronde. Vediamo un attimo le statistiche dei miei compagni. Ora, Ryuji ha 79 di forza, 87 di resistenza. Buon tank. Morgana, a parte la resistenza, è tutto abbastanza equilibrato. Han è a 90 con la magia. Yusuke è a 91 con la forza e 81 di agilità. Non male. E anche 79 di resistenza. È comunque buona come Ryuji. Prendiamo le proteine di importazione e sono 9 HP e 7 SP. Più il frullato sono 5 HP e altri 3 SP. Torniamo a casa. Buongiorno, Phoenix. Sono contenta di averti trovato. Volevo parlarti. Qualcosa da discutere? Niente di così formale, davvero. È solo qualcosa di cui volevo parlarti. Se hai tempo, possiamo parlare. Certo. Arigato. Grazie. Allora procediamo per adesso. Oh. Morgana nella borsa. Aiuto. E tra l'altro sta piovendo. Questo vuol dire altre proteine da prendere. Diamine, quell'Ushimaru ha decisamente qualcosa che non va. Che intendi dire? Non so, è strano. Non dico che sia qualcosa di male, ma è cambiato. Qualcuno sa che sta dicendo? Ushimaru chi? L'insegnante di scienze sociali. È un tipo severo, eh? Persino al primo anno si parla di lui. Cos'ha di diverso esattamente? La sua personalità? Che c'è? E ora è super gentile. Esatto, è così gentile che fa paura. E tutti quelli a cui ho chiesto dicono che è sempre stato così. Alcuni dicono che è praticamente il Buddha della scuola. Sembra proprio che abbia raggiunto l'illuminazione, direi. Quindi il dottor Maruki ha cambiato la personalità di qualcuno. Se voleva davvero cambiare, allora sì, è possibile. Che cosa? Proprio Shimaru! È un po' come quando volevo essere Kasumi. È come con voi, probabilmente. Qualcuno del suo passato deve essere stato sovrascritto. È possibile che anche la sua personalità sia cambiata a prescindere dagli eventi esterni. Credete che al vero Shimaru sia successo qualcosa di brutto? Forse era talmente gentile che gli studenti si sono approfittati di lui diventando dei delinquenti? Ah, quello sarebbe davvero traumatico. Possiamo ipotizzare quanto ci pare. Lui è l'unico che possa dirci con certezza cosa è cambiato. È comunque difficile da capire. Quindi se per la sua felicità una persona può cambiare persino personalità. Come un risveglio del cuore. Suppongo di sì, anche se non è che Ushimaru fosse davvero malvagio. Sono così nervoso che me ne vado a dormire. Ma la gente fa così quando è nervosa? Sinceramente, potresti anche limitarti a fare attenzione a lezione. Quell'Ushimaru, eh? Difficile crederlo. Immagino dovremmo vederlo da noi quando andremo a lezione. Nana. Mancano 17 giorni allo scontro con Maruki. Manteniamo la calma, non c'è fretta. Makoto sembrava preoccupata per qualcosa. Mi chiedo se ci sia qualcosa che potremmo fare. Andarle a parlare. Ehi, Makoto, mi volevi parlare? Eccomi. Oh, Phoenix, sei qui. Ecco, potresti concedermi un momento? C'è una cosa che devo assolutamente dirti. Sembra che Makoto voglia dirmi qualcosa. Va bene, usciamo con lei. Grazie, bene, allora andiamo. Sentiamo Makoto che cosa ha da dirci. Scusa se ti ho chiamato così all'improvviso. C'è una cosa che volevo dirti. Quanta roba di Buchimaru-kun però. È successo qualcosa? A dirla tutta volevo chiederti scusa. Non ho potuto aiutarti quando ne avevi più bisogno. Non è vero, sei arrivata alla fine. Ma è vero. All'inizio dell'anno sono stata bloccata nella realtà fittizia del dottor Maruki. Ti ricordi, prima che mi unissi ai Ladri Fantasma, quando ti ho chiamato all'aula del consiglio studentesco? Ho messo in dubbio i vostri ideali, minacciato di denunciarvi, ma non avevo idea della situazione. Ma da allora ho imparato molto dai Ladri Fantasma, e da te. Ho perso il controllo delle volte che mi hai salvato. Il conto, non il controllo. A quel punto mi sono promessa che se mai fossi stato nei guai sarei corsa in tuo aiuto. Ma ho dimenticato la promessa. L'ho sacrificata per stare con mio padre e mia sorella. È stato orribile scoprire che in fondo sono debole ed egoista. Siamo tutti fatti così. Tu credi? No, forse hai ragione. È strano però. Perdono sempre gli errori altrui, ma sono inflessibile con me stessa. Dove era? Sai, credo di essere più sola di quanto volessi ammettere.
Papà non è mai stato molto a casa e quando c'era pensava sempre a qualcos'altro. Mia sorella non faceva altro che lavorare per il nostro bene. Li ho rispettati molto e lo faccio tuttora, ma non posso lasciare che si occupino per sempre di me. Forse hai ragione. Hai capito cosa intendo? Penso che sia lezione da trarre. Ad ogni modo, deciso. Non voglio più starmene in silenzio e fare quel che mi viene detto. Non sono debole, egoista, sola. Se dipendo troppo dalla famiglia, devo affrontare il problema da me. Quel dolore è parte di me. Le lotte, il tuo supporto mi hanno aiutata a rialzarmi. Non posso dimenticare. Non rinuncio alla persona che ero, ma tenendomi tutto dentro renderei le cose più difficili. Voglio poter guardare le parti più orribili di me stessa, riuscendo a dire: e allora? Grandioso! È un sollievo che tu sia qui ad assistermi. Se potessi farmi capire da tutti e farmi vedere come sono veramente, tutto questo mi renderà forte. Se verrò ancora tentata in questo modo, non tradirò me stessa. Anche se non è una decisione consapevole. È per questo che volevo chiederti scusa. Non sono ancora del tutto pronta a cavarmela da sola, ma continuerò a provarci, senza fuggire. Oh, brava Makoto. Tan tan tan. Pam 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 pam. Johanna. Si sono evoluti in una moto coperta. Molto bella. Questa sono io. Oh, ho capito. Anat, la persona di Makoto, si è trasformata in Agnes. Grazie. È strano, per rafforzare il mio cuore ho dovuto solo pensare a me stessa. Già, è strano. Scusa, ma sembra che debba affidarmi a te ancora per un po', quindi spero che tu sia pronto. Grazie anche di essere rimasto fino a tardi, ci vediamo. Oh, e cosa hai appreso? Bacio di Gaia e scacco matto. Bacio di Gaia, 50% degli alleati ti infligge fiamme, congelamento, folgorazione. Non male. E scacco matto è buono perché è debilitazione per tutti quanti, come per Yusuke, potenziamento. Solo che, come potete vedere qui, costa un fottio. Ecco perché ci togliamo Media Ram, non ci serve che tu ci faccia da healer, e Makoto è una delle persone che dobbiamo portare con noi al Jazz Club. Ma non ora, ovviamente. Visto che la serata ce lo permette, andiamo a potenziare anche Sumire. Giochiamo a freccette. Cosa vuoi fare? Vuoi chiamare qualcuno? Ovviamente. Chi chiamerai? Sumire. Grazie, sono 800 yen. Buon divertimento. Grazie a te. Bene, Sumire, siamo qui perché ti dobbiamo potenziare. Grazie dell'invito. Ok, iniziamo la partita. Phoenix Senpai, possiamo giocare insieme. Tiro meglio quando sono in squadra con te. E per le regole, dai, facciamo 301. Penso di poter essere in grado di farcela. Buon per noi, allora. Puoi farcela, tipo per te. Ogni singola cosa che dice lei ti fa capire quanto in realtà sia innamorata. Beh, che dire. Che dire, eh? Forza Sumire, abbiamo bisogno che le tue statistiche aumentino. Ora ovviamente basterebbe che facessi quei 61 punti per vincere. Ma mi limiterò a farlo fare a Sumire. Forza Sumire, ce la puoi fare. È il mio ultimo round, devo dare il massimo. Forza, ho fiducia in te, sono solo 30 punti. Posso chiuderla, ma qual è il miglior lancio da fare? Fidati del tuo istinto. Già, devo credere in me stessa. Forza, sono solo 15 punti per 2. Brava ragazza. Bella giocata di coppia. Senpai, siamo a 0 punti. Vuol dire che siamo una squadra eccellente. È stato merito di una perfetta sincronia. Mi sento così motivata adesso. Brava Sumire. Patte patte sulla testa. Staffetta rango 3. D'accordo, il prossimo turno è mio. Facciamo del nostro meglio. A presto allora. Perfetto, è andato tutto bene. Kasumi è potenziata. Ah no, Sumire è potenziata. Ah, buongiorno. E cos'è, ti sei divertita ieri, Haru?
Ehi, Phoenix-kun, potresti prendere un po' di tempo per... un po' del tuo tempo? Dovremmo parlare. Potremmo vederci sul tetto dopo la scuola. Qualunque cosa sia, mi dispiace. Perché ti stai scusando? Non è che sia arrabbiata. Forse l'ho detto in maniera un po' minacciosa, no? No, volevo solo parlarti. Quando hai tempo, ti aspetterò. Certo. So che è all'improvviso, scusami. Oh, guarda, sta arrivando il treno. Mettiamoci in fila. Qualsiasi cosa sia, scusami. Non volevo dirti di no. Oh, un'interrogazione. Avete sentito? Pare che l'economia stia andando bene quest'anno. Allora ho provato a cimentarmi un po' sul mercato azionario. Ma serve esperienza per giocare in borsa. Io ho perso 5 mesi di stipendio in un colpo solo. Ed è stata una perdita irrecuperabile. Niente di cui stupirsi, ma... non è bello assistere ai propri fallimenti. Non è bello assistere ai propri fallimenti. Vedendolo sono caduto in preda allo stupore. Ehi, a proposito di stupore, ho usato questa parola perché sono rimasto effettivamente meravigliato, ma in origine stupore aveva un altro significato. Una domanda per te, Star-kun. Cosa significa in origine il termine stupore? Notevole. È corretto. Sì, comunemente diamo al termine un'accezione positiva, ma può voler dire cose diverse. Stupore viene dal latino stupor, che significa sia torpore, sia meraviglia, sia idiozia. Vedete dunque che il mio stupore era uno stordimento, causato dalla mia imbecillità. Per chiudere il cerchio, siccome il linguaggio si evolve col passare dei secoli, oggi abbiamo tre parole diverse originate da stupor e stupere. Stuporoso, stupendo e stupido. Wow, ho saputo rispondere, proprio bravo, Yarujaneiga! Non mi mancava per niente, devo essere sincero questa cosa. È già ora, lasciatemi dire un'ultima cosa. Passato l'inverno dovrete mettervi sotto con gli esami, usate bene il vostro tempo, oh addio. Comunque sia, sono certo che i vostri risultati mi susciteranno stupore. Beh, è una cosa certa, sei decisamente sorprendente. Intorpidimento forse troppo, ma so di poter contare su di te. Certo che puoi contare su di me, Morgana. E tra l'altro, oggi è il 18, le piante di Haru staranno bene. Sono preoccupato per Haru. Ehi, perché non andiamo a parlarle? Certo. Ehi, Haru, come stanno le piantine? Phoenix-kun, che ci fai qui? Uno, sono venuto per le piante. Grazie delle cipolle. E ti dirò, Haru, di piantare altri fagioli oppure altre cipolle. Facciamo che pianterai altre cipolle. A proposito di cipolle e cose varie, stavo ripensando allo scontro con gli Albatot e ho pensato, ma il carry del maestro che fine ha fatto? Scusami, io ne ho 15, che fine aveva fatto? Forse, lo metto nel forse, è un oggetto che posso usare solo al di fuori della battaglia? Può essere. E ora, Haru, possiamo pensare a noi. Sono venuto a trovarti. Ah, hai un po' di tempo ora. C'è una cosa che dovevo dirti. Adesso va bene. Certo che va bene. Grazie. Allora possiamo andare da me. Ti servirò un delizioso tè nero. Solo un attimo, vado a cambiarmi. Scusa se ti ho chiamato così all'improvviso. Fai come se fosse casa tua, per favore. Volevi parlarmi? Sì, beh, devo parlarti di questa situazione, o meglio, a una causa di essa. Sembra che ti debba dare una scusa, Phoenix-kun. Scusa, sono stata inutile. In che senso? Mi vergogno così tanto. Il dottor Maruki ha creato per me una realtà perfetta e sdolcinata, e l'ho accettata senza battere ciglio. E grazie a te che sono riuscita a trovare il mio cammino. Sei stato quello che mi ha dato il futuro. E che ne ho fatto io? Sono così patetica. Non è colpa tua. Sei gentile, Phoenix, ma temo che stavolta non basti. Vorrei stare al tuo fianco in questa faccenda e vorrei farlo con orgoglio. In realtà, ho desiderato che mio padre fosse ancora vivo. Volevo rifondare l'azienda con lui. No, volevo soprattutto salvarlo. Ma non è possibile. Non importa quanto fosse importante per me, non c'è più e non posso farlo tornare. Di sicuro, se potessi riscrivere il passato per il mio bene, sarebbe davvero egoista. E che mi dici della tua felicità? Anche se mi rendeva felice, non vuol dire che fosse giusto.
E la prossima volta, non appena sorgerà un nuovo problema, cancellerò di nuovo tutto. Mio padre è morto, è triste e doloroso, ma è stato quel dolore a darmi la forza e determinazione. Insieme abbiamo affrontato molte cose, non voglio perdere ciò che abbiamo ottenuto combattendo. Voglio che tu capisca che sono determinata ad andare fino in fondo. Non fuggirò più. Rifiuto il regalo del dottor Maruki. Scelgo la nostra realtà, quella nata dai miei sacrifici, dagli errori e dalle lacrime. Brava Haru, questa è la determinazione. Pam, 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 pam. Milady e Astrarte si fondono per diventare... Ecco, anche questa è una persona che non mi piace. Non ha granché di senso. Questo è il mio potere. Capisco, così posso ancora combattere. Astrarte, la persona di Haru, è trasformata in Lucy. Non mi piace. Sarò sincero, ma non mi piace. Scusa se ti ho trattenuto così tanto. Era tutto quello che volevo dirti. D'ora in poi combatterò con ancora più determinazione. Mi farò perdonare per i problemi che ho causato. Conto su di te allora. Sì, sentirtelo dire mi fa sentire come se potessi fare tutto. Diventerò ancora più forte. Devo continuare ad andare avanti, anche per mio padre. Grazie di nuovo per essere venuto. Fa attenzione, tornando a casa. E cosa ha preso Haru? Cliente stiloso e muro della vita. Forma una barriera che respinge gli attacchi diretti a tutti gli alleati. Ecco, non capisco se attacchi diretti intenda attacchi sia fisici che magici o solo fisici. Comunque diminuisce del 50% la chance di subire alterazioni. Buono, ma niente di eccezionale. Arrivato a questo punto della storia, le alterazioni dei nemici sono l'ultimo dei nostri problemi. E metterei muro della vita al posto di potenziamento, perché in realtà non ci serve. Oh, Kaetaka. Oh, bentornato. È arrivato un altro pacco per te. Che cosa hai ordinato? La roba da affari loschi.